Ciao ragazzi, terzo giorno di quarantena. Stay at home with Rossi. Today we make spaghetti alla chitarra di Gragnano a Napoli. Poi improvviso anchovies from Cantabrico. They're really, really nice. Sweet, very sweet, but at the same time also salty a little bit. Very nice. And wash your hands first. Quindi, caliamo la pasta. Not too much, Felix. I give 7 minutes. Wow. So the rest of the time we cook in the pan. Facciamo un soffritto di aglio. Felice a stare lassù. Facciamo un soffrittino di aglio. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi. Un po' di olietto. Che sono blu come un cielo. Allora, per quanto riguarda il broccoletto che usiamo oggi, poi il gambino, ci facciamo una crema. We can use all parts. Yes, with this part we just cook with olive oil and water, and then we make this kind of cream. We add in the end of the operation. Yes. Quindi soffrittino di aglio. I wish you can smell the garlic. Wow. We just do like this and then we keep it outside. So they go very, very slowly, very gentle. Yeah. Yes. Then we add some anchovies. Always off the fire. Yes, out of the fire. Like this. We don't put too much because after it's too much salt. Then in this recipe we add in the end of the preparation a little bit of old bread. It's old bread from yesterday. We put in the pan with a little bit of olive oil. The broccolini in the same water from the pasta, like this, for just 2 minutes. L'aglietto con l'acciughetta. Molto gentle, molto soft. Poi togliamo il broccoletto, che è stato 2 minutini. And we do like this. The bread is like this. Nocciola, color nocciola, is ready. Crunchy. Ragazzuoli, ci siamo, eh? Facciamo questo passaggio qui. Questo passaggino qui, un po' peperoncino, un sentore di peperoncino. Poi andiamo a scolare la pasta bella al dente. We're going to cook about 5 minutes here. Just another 2 minutes. Ungever. Facciamo insaporire bene.
facciamo finire di cuocere. Pasta 8 minutes and then 2 minutes, so the all the amid of the pasta go in the pot and become very very creamy. This is colatura di alici. It's like likes the garum from the Romans. Well, that's a flavor bomb. Very very intense. Andiamo a mettere due cucchiai di crema che abbiamo fatto con i gambetti, così non buttiamo via niente. E ci siamo. Alla fine andiamo a mettere giusto un po' di collatura di alici. Just per dargli quella botta di salinità, invece di mettere il sale. Would you say it's like umami? Sì, è 100% umami. E ci siamo. And what are you drinking today, my God? Am I sick? Today I don't need to go work. Because I can drink. Well, that's the national drink. Well, at least in Leuven. Poi puliamo bene il piatto e andiamo a mettere. Well, perfectionism is a habit for me. Un po' di pane così, un po' di pane vecchio, old bread. Never throw away bread, please. Keep it. We can do a lot of recipes with old bread. Poi una bella stella, Artois. Let's dig in, Felipe. Say buon appetito. Salute, guys. Salute da Lomagno. Stay at home, stay safe, and stay at home with Rossi. Oggi spaghetti alla chitarra con broccoletti, acciughe, una punta di colatura di alici e del pane vecchio. Salute! Salute, buon appetito! Ciao ciao!